Iniziamo con Cesare Albea della sconfitta della Giana, che aveva cominciato bene il match, una discreta prima mezz'ora, però una volta subito il gol si è un po' persa. Sì, sì, abbiamo già detto anche da prima, una volta subito il gol abbiamo fatto ancora più fatica perché per la compattezza loro e anche perché siamo andati un po' troppo giù di morale noi e abbiamo perso un po' lo spirito. Una partita abbastanza imprecisa, insomma, dopo quel momento, insomma, tanti passaggi sbagliati, i gol tanti sono sbagliati, anche Bruno non è riuscito a tenere su palla né lui né le Gullit. Sì, sì, è vero un po' tutto di questo, una prestazione, diciamo dopo una bella serie di prestazioni, questa è una prestazione non all'altezza della Giana di tutti gli ultimi tempi, insomma. Volendo parlare degli episodi, anche quelli, insomma, il primo gol è un po'. Vorrei definirlo comico, però partite che tutte queste partite che prendiamo gol che non si riesce a capire come, insomma, no? Però li prendiamo e dopo diventa tutto più difficile. E poi, insomma, si è anche giocato contro un Livorno secondo in classifica che lotta per vincere il campionato, motivato, compatto, solido. Sì, confermo, un Livorno molto molto motivato, compatto, solido, e ci ha fatto far fatica, ci ha fatto fare forse una delle più brutte prestazioni, e quindi c'è anche del merito loro, insomma, no? Adesso come si riparte? Ah beh, si riparte come nella vita, quando c'è qualcosa che non quadra bisogna ritirare su le maniche e riprendersi, punto e basta, bisogna far passare la nottata e basta, non succede niente.